di Genova, che svolge prevalentemente opera di informazione, indagine e denuncia su abusi dei diritti dei minori. Il titolo del suo intervento è Mazzar rivuole la tua mamma, una storia vera di intervento coatto. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi. Mi chiamo Pasqualino Liliana, sono la mamma di Marcel. Aveva solo 7 anni mio figlio quando mi è stato portato via nel 2008. Non l'ho mai più rivisto, purtroppo. Io lo ritengo appunto rapito dalla giustizia. Mio figlio e a tanti altri bambini come mio figlio sono stati violati i propri diritti. Il diritto di partecipare, di essere coinvolto nelle decisioni che lo riguardano, diritto di sapere cosa gli è successo, diritto alle proprie origini. Uno degli abusi dei diritti che vengono fatti spesso sono la mancanza del diritto di un tribunale come può permettersi di distruggere tutti i ricordi di un bambino, le foto delle sue vacanze, i suoi giorni di scuola, e i ricordi sui compleanni, di tutti i suoi compleanni, perché gli sono stati praticamente strappati. Lui non ha nessun ricordo, come tanti altri bambini, di queste cose. Cercano di farglielo dimenticare in qualche maniera. Sono veri sequestri di Stato, infatti, perché infatti mio figlio è un bambino rapito dalla giustizia, vittima di sequestro di Stato, perché lo Stato ha violato i suoi diritti. Questo deve esservi chiaro. Sono stati violati i suoi diritti. Le dichiarazioni di Marcel, io ho scelto di parlarvi di quello che mio figlio diceva, perché lui ha fatto delle dichiarazioni chiare, esplicite, a questi bravi educatori, agli assistenti sociali che hanno riportato nelle loro relazioni e delle quali non è stato, come parlavamo prima, l'ascolto ascoltato. Dice: sono disperato perché non ricordo più la faccia della mia mamma. Un'altra dichiarazione di Marcel: mia mamma mi manca tanto. Il mio giorno fortunato sarà quando rivedrò mia madre. È troppo tempo che manco da casa, avranno già un bambino. È troppo impegnato, perché ormai io sono qui da troppo tempo, e si è accorto anche lui che il tempo passava, perché per un bambino anche un giorno è un'eternità. Questo che io dico ai bambini: non hanno una visione del tempo diversa dal nostro. Dice ancora: ho fatto male a fidarmi di quella signorina, la poliziotta, che dopo la scuola mi ha proposto di andare al bar, perché dopo sono venuti a prendermi. Poverina mia mamma, che è venuta a prendermi e non ha trovato nessuno. Si preoccupava della sua mamma e si è fidato di questa giustizia dei poliziotti, perché anche io penso, anche un bambino che crescendo ha perso fiducia anche di un'istituzione, perché perdono anche la fiducia, io penso, in queste istituzioni che lui si è visto arrivare, poliziotti, anche se erano in borghese, però ha capito che erano poliziotti, in futuro non avrà mai più fiducia. Quindi vi chiedo anche qual è stata la sua tutela, in quanto dopo neanche un anno Marcel finisce in ospedale accompagnato da affidatario educatore. È rimasto un giorno, l'hanno tenuto fuori dalla scuola per un giorno,
si è presentato in questo ospedale al pronto soccorso con una vasta tumefazione ed escorazioni diverse all'addome, condizioni igieniche scarse e chiuso nel più totale bruttismo. L'ematoma che aveva al viso, potete immaginare, aveva solo 9 anni allora, perché era sotto custodia loro da più di un anno, e aveva una tumefazione sul viso che prendeva tutto il volto. Tra l'altro io ho dimenticato di dire che era anche sottopeso, e risulta tutto dalla cartella clinica di questo ospedale. Parto e facciamo una denuncia all'assistente sociale che l'aveva in carico, e che rimane, perché in quanto tutto questo era rimasto estraneo al fascicolo, non è stato riportato nulla di questo drammatico evento. In combinazione, stranamente, l'assistente sociale alla data successiva si è iscritto al CISMAI. Allora, in questo procedimento vengono coinvolte 5 bambini. Viene coinvolto mio figlio, l'unico maschio, che non viene sentito dal magistrato, e tra l'altro mio figlio nega i coinvolgimenti degli abusi che loro ritengono che lui abbia subito. Lo nega durante dei colloqui che ha con i psicologi e quant'altro. Mentre le 4 femmine coinvolte, tutte sentite, che ammettono questi coinvolgimenti di abusi, confermano tutte e 4. Nel circuito di tutela viene inserito stranamente solo Marcel. Quindi qua c'è da chiedersi: qual è dunque il fine della procedura? Perché è abbastanza anomalo, perché dice: se le altre hanno dichiarato di essere abusate, poi nessuno se ne è più preoccupato, però si sono tutti concentrati su mio figlio. Li chiamano casi isolati. Quando si parla di tutela si ripete che anche un solo bambino deve essere aiutato. Quando si denunciano abusi di allontanamento si minimizza chiamandoli tutti casi isolati. Al momento di trattarne uno, stranamente, nessuno ne conosce il caso specifico. Errori seriali si chiamano errori, vengono commessi ripetutamente, sempre uguali, spesso ripetutamente, dagli stessi soggetti, guadagnandoci. Per questi errori pagano solo le vittime, esclusivamente le vittime. Chiudo qui, perché è questo che è la cosa più importante, è comprendere che quelli che pagano sono i nostri figli di tutto questo. Vi ringrazio di avermi ascoltata e faccio una piccola parentesi, ringrazio chi ci ha sempre sostenuto. Abbiamo nella nostra associazione la Emanuela Finguerra, la nostra psicologa che ci dà una mano, una persona, devo ringraziarla perché ci dà un buon sostegno come aiuto, e Marco che è là, che sta seguendo. E attraverso il mio percorso sono stata fortunata, perché poi comunque in tutto il mio travaglio ho trovato delle persone che mi hanno sempre sostenuto, nonostante tutte le mie vicissitudini giuridiche e penali. Grazie a tutti.